Ciao bambini, buon mercoledì, come state? Allora, adesso iniziamo la nostra lezione di grammatica. Oggi iniziamo un nuovo argomento, non vi preoccupate, sono nozioni, informazioni che già abbiamo visto nel corso, del nostro anno scolastico. Iniziamo oggi a parlare di soggetto e predicato e nello specifico, se si ingrandisce qui, vediamo perché non si ingrandisce, ecco, dell'analisi logica. L'analisi logica, che già abbiamo visto qualche volta, a differenza dell'analisi grammaticale che consiste nell'analizzare singolarmente, parolina per parolina, l'analisi logica è un'analisi che richiede appunto una certa logica, nel senso che non si analizza più singolarmente, parolina per parolina, ma bisogna analizzare la frase e cercare subito il soggetto, il predicato e complementi, ma non facciamo confusione, pian pianino insieme guardiamo questa carrellata di informazioni. Allora, iniziamo da pagina 70. Osserviamo questi disegni e rispondiamo insieme alle domande. Carlo, vedete, che cosa sta facendo qui? Si sta annoiando. Il cane abbaia al gatto e Giulia studia per la verifica. Ok, sono tre vignette molto semplici. In questi disegni ci sono vari personaggi ed oggetti. Qual è il secondo del protagonista di ciascun disegno? Bene, nella prima vignetta chi sarà il protagonista? Ovviamente Carlo. Nella seconda vignetta il protagonista sarà, chi sarà? Il cane, esatto. È vero che c'è anche un altro personaggio che è il gatto, ma colui che compie l'azione è il cane, quindi il cane abbaia. E nella terza vignetta, chi è che sta studiando? Chi è la protagonista di questa vignetta? Giulia. Ok? Quindi abbiamo già visto i tre protagonisti. Possono comparire altri personaggi o oggetti all'interno di queste vignette. Li segnate. Attenzione, dovete segnare personaggi, oggetti. Tipo qui nella seconda vignetta c'è un albero, c'è un cane, c'è un gatto, ci sono degli oggetti, qui c'è un bambino che si annoia. E segnate, completate questo piccolo esercizio. Quindi abbiamo individuato subito il protagonista. Il protagonista, quindi Carlo, il cane e Giulia, sono i soggetti delle tre scenette, sono coloro che compiono le azioni, sono i soggetti, ok? Quindi che cosa fanno nelle tre scenette? Che cosa dice di loro la frase? Nel primo disegno, il soggetto, abbiamo visto che è, eccolo qui, Carlo. Quindi scriviamo Carlo. Che cosa si dice del soggetto? Che cosa fa? Si annoia. Qual è l'azione? Si annoia. Nella seconda vignetta, nel secondo disegno, il soggetto, come abbiamo visto, è il cane. Che cosa fa il cane? Che cosa dice il soggetto? Abbaia. Terza vignetta, Giulia. Abbiamo Giulia che studia per la verifica. Soggetto e Giulia. Che cosa fa? Cosa si dice del soggetto? Che studia. Benissimo. Tutti questi verbi vengono chiamati predicati. Infatti, i verbi si annoia, abbaia, studia sono i predicati perché predicano, vedete la parola, dicono qualcosa del soggetto. Ok? È molto semplice, già li abbiamo visti più volte. Andiamo avanti. Adesso tocca a noi, proviamo insieme. Ah, ovviamente ci sono degli esercizietti molto molto semplici qui da fare in digitale, vedete? Potete tranquillamente farli già, sono più dei giochini che esercizi. Eseguiteli così consolidate sempre di più la differenza tra il soggetto e il predicato. A pagina 71, adesso dice prova tu. Guardiamo insieme l'esercizio, eseguiamoli insieme, così diventa tutto più chiaro. Allora, abbiamo una serie di frasi. Omar mangia un gelato. Di chi o di che cosa si parla? Chi è il soggetto di questa frase? Esatto, Omar. Che cosa si dice del soggetto? Che cosa fa Omar? Qual è l'azione che compie Omar? Mangia, ok? Quindi Omar è il soggetto e mangia il predicato. Questo gelato è buono. Chi è il soggetto di è buono? Esatto, il gelato. Il gelato? Com'è questo gelato? Qual è il predicato? È buono. Maria ha una collezione di peluche. Chi è il soggetto della frase? Maria, esatto, ha in questo caso il predicato, che significa in questo caso possiede. Quindi Maria è il soggetto, ha, possiede, è il predicato. Angelo si sentiva felice in quel momento. Bene, l'azione si sentiva. Chi è che si sentiva felice in quel momento? Esatto, Angelo.
e il soggetto si sentiva felice e il predicato. Il sole splende, semplicissimo. Chi è che splende? Qual è l'azione? Splende, la trovo subito. Chi è che splende? Il sole. Ok? Faccio vedere che con un po' di esercizi, un po' di pratica diventa semplicissimo. Il trucchetto è cercare subito, immediatamente l'azione, il predicato. E da lì cercare di capire chi sta compiendo quell'azione. Spesso il predicato indica, vedete, l'azione che compie il soggetto. Ma se osservi le frasi precedenti, vedrai che un predicato può anche fare anche altre cose. Facciamo insieme questo schemino. Allora, completa lo schema seguendo, inserendo i numeri della frase. Il predicato, come vi dicevo, può indicare l'azione, ma può indicare anche delle sensazioni, indica un avvenimento, una qualità e anche il possedere, un possesso. Sono sempre delle azioni. Guardiamo un po'. Indica l'azione. Dov'è che indica l'azione? Eh sì, proprio nella frase 1. Omar mangia, compie l'azione di mangiare un gelato. E vediamo un po' quando indica una sensazione. Indica una sensazione nella frase 4. Vedete, Angelo si sentiva felice. Come si sentiva? Che sensazione aveva? Si sentiva felice in quel momento. Indica un avvenimento nella frase 5, ce lo dice il libro. Il sole cosa fa? Splende. Cosa avviene? Splende. Indica una qualità. Andiamo a vedere dove indica una qualità. Semplicissimo. Nella frase 2. Questo gelato è buono. Com'è questo gelato? È buono. Quindi indica una qualità del gelato. E infine indica un possesso nella frase numero 3. Maria ha una collezione, possiede, ha una collezione a tanti peluche. Ok? È abbastanza chiaro? Andiamo avanti. Soggetto e predicato sono strettamente legati e devono accordarsi tra loro. Infatti, il cane abbaia. Non può essere che il cane abbaiano, esatto, ma saranno i cani che abbaiano. Carlo è arrivato, Carlo è arrivato. Non può essere che Giulia è arrivato, ma Giulia è arrivata. Vedete, c'è una concordanza tra soggetto e predicato. L'elenco che segue è composto da predicati, scrivili accanto al loro soggetto. Che cosa significa concordare? Concordare nel genere e nel numero. Quindi maschile con maschile, singolare con singolare, plurale con plurale. Ricordate, no? Genere e numero. L'elenco seguente è composto da predicati. Scrivili accanto al loro soggetto. Semplicissimo. I miei nonni cosa fanno? È bravo a scuola. No. I miei nonni sono andati via. Vedete, al plurale. E ve lo completate da soli. Semplicissimo. Facciamo un po' il punto. In una frase il soggetto è ciò di cui si parla, questo l'abbiamo capito, invece il predicato è l'elemento della frase che dice, che predica qualcosa, che indica l'azione che sta compiendo il soggetto. Soggetto e predicato, ovviamente come abbiamo detto, concordano tra di loro, per genere, quindi maschile e femminile, per numero, singolare e plurale. Andiamo avanti su che è abbastanza semplice. In viaggio con le parole. Soggetto e predicato concordano in numero e genere, l'abbiamo detto proprio un attimo fa. Ciò rende la frase corretta da un punto di vista grammaticale, perché sappiamo che genere e numero devono concordare. Ma a volte non basta. Guardiamo un po' questi fumetti e queste frasi. L'albero di mele corre veloce. Ehi, ma cosa sta succedendo? Può capitare che un albero di mele inizi a correre velocemente? Sì, da un punto di vista grammaticale la frase è corretta, perché l'albero di mele corre veloce. Perfetto, non fa una piega. Però c'è qualcosa che non va. Carlotta è fiorita in giardino. Ma sì, anche questo, dal punto di vista grammaticale, una frase impeccabile e corretta, ma c'è un qualcosa che ci può fare un attimino drizzare i capelli in testa. E le montagne sorridevano, mi sembra una cosa che abbia senso. Guardiamo un po', sì, sì, dal punto di vista grammaticale funziona, c'è concordanza, ma che cosa c'è che non va? Le frasi sono corrette, ma ci sembrano strane, perché nella nostra esperienza, ovviamente non abbiamo mai visto correre un albero, e le montagne difficilmente sorridono, o le bambine non possono fiorire. Nel costruire le frasi, soggetto e predicato, oltre a concordare per genere e per numero, devono concordare anche nel significato, cioè devono avere anche un senso. Allora, scegli dai due elenchi di soggetti e predicati quelli che stanno bene insieme e forma più frasi. Ok, quindi qui c'è un elenco di soggetti e un elenco di predicati. Prendete un soggetto, lo abbinate con un predicato che ha senso. Il cane, difficile che possa bollire in una pentola, no? Mi sembra anche una visione abbastanza inquietante.
Scegliete il predicato, scegliete l'azione, quindi potrebbe essere ringhiare, e costruite una frase per ogni soggetto e predicato, ok? Costruite le frasi, vi esercitate, non dovete inviarmi questi esercizi di grammatica, ok? Magari mi scrivete solo se avete qualche dubbio, qualche difficoltà, se non avete capito nel dettaglio la differenza tra il soggetto e il predicato. Anche quest'altro esercizio, le frasi che seguono sono corrette, ma insensate perché i predicati si sono mescolati. Riordinali tu. Benissimo, proviamo a leggere una frase insieme. L'auto di mamma è sfiorita in cortile. Strano, cos'è successo? È fiorita in cortile? No, cerchiamo il predicato adatto. L'auto di mamma è. Ha percorso? No, è posteggiata. Bene, quindi l'auto di mamma potrebbe sicuramente è posteggiata in cortile, ok? Quindi le correggete abbinando il predicato giusto. Anche qui semplice, semplice, ci vogliono 37 secondi per eseguire questo esercizio. Andiamo avanti, facciamoci questa carrellata di soggetto e predicato. Dov'è il soggetto? Occhio qui, eh? Fatevi sempre questi esercizi gioco che ci sono in alto in digitale. Leggi la frase della colonna a sinistra, poi sottolinea di blu il soggetto, di rosso il predicato. E trascrivili nelle colonne corrispondenti. Benissimo. È caduta, vedete? È sottolineato in rosso, quindi è il predicato, è l'azione. Ma chi o che cosa è caduta? Il soggetto di questa frase è la neve. Bravissimi, la neve è caduta. Ok? Andiamo avanti. C'è nebbia in pianura. Dov'è il verbo? C'è. Ok? Quindi subito scrivo qui il predicato c'è. Ma che cosa c'è? Chi è il soggetto di questa c'è? La nebbia, ok? Nebbia c'è in pianura, un altro completamento che poi studieremo. Anche qui, individuiamo subito l'azione, il predicato. Come dite? Sì, giocano. Giocano è proprio il predicato. Ma chi è che gioca? Chi è che sta compiendo questa azione? I bambini. Bambini, soggetto, predicato, giocano. Mi piace la pizza. A me è il soggetto, piace è il predicato. Ok? L'ho fatto io questo esercizio, vabbè, è andata bene. In molti casi il soggetto si trova prima del predicato, ma non sempre, e infatti abbiamo visto. Questo qui ve lo fate da soli, ok? Inventa due frasi per ogni schema, come vedi negli esempi, soggetto più predicato. Viorica dorme tranquillamente. Inventate due frasette mettendo prima il soggetto e poi il predicato. Viceversa, qui mettete prima il predicato e poi il soggetto. È arrivato l'autobus delle 8:30. Vedete? Qui c'è prima il predicato e dopo c'è il soggetto. Ok? Due frasette sempre non dovete inviarli. Esercizi di grammatica non dovete inviarli. Questi qui che vi darò da fare. Occhio al soggetto sottinteso. Ne abbiamo già parlato alcune volte e il trucchetto è sempre quello di ricercare il predicato. E da lì capire chi sta compiendo quell'azione. Vediamo un po'. Domani andrete in gita. Ma chi andrete in gita? Io andrò in gita. Andrete in gita? No. Tu andrai in gita? No. Ma voi andrete in gita. Vedete, il soggetto è sottinteso, non è scritto. Ma leggiamo un po' che cosa ci dice il libro. In questa frase è facile individuare il predicato, vedete? Andrete. Ma dov'è il soggetto? Si capisce che andrà in gita domani? Certo, è facile capirlo che andrete si riferisce a voi, però non è scritto, è sottinteso. Così facile che questo pronome non compare nella frase, è sottinteso. Spesso in italiano il soggetto viene sottinteso. Guardiamo degli esempi. Scrivi al fianco di ciascuna frase qual è il soggetto sottinteso. Vuoi della torta? Ma chi? Tu vuoi della torta? Vedete, non c'è scritto. Abbiamo fame. Ma chi abbiamo fame? Noi abbiamo fame. Quindi il soggetto sottinteso in questo caso è noi. E questi due quattro ve li continuate, li eseguite da soli. Ok? Frase minima e la finiamo qui e vi do qualche esercizietto da fare. Frase minima anche è di facilissima comprensione. Come funziona una frase? Abbiamo visto già che in una frase ci devono essere un soggetto, e se sottinteso si può facilmente individuare, e un verbo che chiamiamo predicato. Ok? La frase minima lo sappiamo dalla prima elementare che è composta da un soggetto e da un predicato. Quindi,
Per avere una frase minima completa, un cane abbaia, scoppiò un tuono, ma non sempre. Quando possiamo dire che una frase è completa, ovvero funziona bene? Guardiamo questi quattro esempi. L'aereo è decollato, ma a me sembra una frase completa, chiara, lineare. Possiamo segnare che è una frase completa, quindi è una frase minima completa. Il babbo mette le pizze. E dove le mette queste pizze? In forno? O le mette sul frigorifero? Boh, non lo sappiamo. Quindi è una frase che messa così non ha proprio senso, non è completa. Vediamo un po'. Chiara e Filippo hanno detto a Karim. Sì, che cosa hanno detto? Boh, non lo sappiamo. Non ha senso questa frase così buttata lì. Quindi non è completa. Lo zio Gustavo raccontava le favole ai nipoti. Vabbè, completa, sì. Chiara. E possiamo segnare che questa frase è completa. Quindi ogni frase funziona come una scenetta in cui compaiono vari attori. È il verbo che dirige la scena, come un regista. Infatti il verbo decide il tema della scenetta, cioè ci dice che cosa succede, che cosa si fa, decolla, mette. Decide quanti attori sono necessari, sono il protagonista, soggetto o anche qualcun altro. Ok, bene, leggetevi e fate questi esercizi delle pagine, poi eseguite gli esercizi di pagina 75, completate lo schemino, la mappa concettuale del soggetto e del predicato e anche della frase minima. Impiegherete 8 secondi per completare questi due lavori che non dovete inviare, e per esercitarsi un pochino sul soggetto e sul predicato vi fate gli esercizi che ci sono a pagina 78 e 79 e non me li dovete inviare. Ok? Buon lavoro, a presto, ciao.